che stai confessando. Cioè, stai confessando. No, dicevo, sono state dette tante cose su cui tornare, soprattutto per i ragazzi presenti, per alcune considerazioni che ho fatto. Mi permetterai, prima di entrare nel quelle tante risposte che ho chiesto, di dire, di lanciare due spunti, che poi riprendo dopo, perché vanno in qualche modo spiegati. E i due spot sono questi, evitiamo di pensare che noi, il nostro paese sia un paese su questo terreno, sul terreno del gioco alla deriva, cioè in balia del male assoluto. Non è così. E poi dopo ci torniamo un attimo su questo argomento, perché è molto più presidiato di quello che si pensa. Mi fermo su questo, cioè questo è il due spot. L'esempio, uno degli esempi è proprio la risposta che vi do ora. Gli interventi. Fermo restando che l'autority, come giustamente l'hai chiamato, cioè l'ente di governo del settore, è un ente prettamente tecnico e conseguentemente alcune decisioni e valutazioni di carattere politico non le prende noi. Però, con riferimento specifico alle QLT, che sono dal punto di vista dell'antiriciclaggio quelle che presentano problemi maggiori, le nuove regole tecniche di produzione sulle QLT poi ci devono, perché funziona sotto il profilo del presidio, ma ha capito che significa quello che sto dicendo. Però le nuove regole tecniche di produzione delle QLT che sono state inviate, attualmente sono presso la Commissione Europea per passare il vaglio dell'autorità europea, nuove regole tecniche di produzione, quindi quelle che stabiliscono come devono essere questi prodotti, come devono essere costruiti, quali garanzie, tutele, eccetera, prevedono alcuni interventi specifici che consentono di individuare le situazioni anomale caratterizzate da questo tipo di problema. In una situazione che peraltro già prima permetteva di fare cooperazione, mi riallaccio a quello che diceva il professor Razzante, cioè di individuare, questo era possibile già prima, le sale nelle quali con una certa frequenza avvenissero cose di questo genere, perché sappiamo benissimo che è vero quello che ha detto il professor Razzante, cioè che non è il giocatore che ricicla da solo, ma è il giocatore che ricicla in una situazione controllata dalla criminalità organizzata, nella quale il gestore della sala è complice nell'operazione di riciclaggio. A questa, che era una situazione già possibile, e rispetto alla quale abbiamo fatto diversi interventi con soprattutto la Guardia di Finanza, si aggiungono ora delle regole più stringenti che consentono, attraverso meccanismi, non mi fate entrare nel dettaglio tecnico perché poi è difficile da percepire, ma per esempio l'individuazione della sessione del gioco, la definizione della sessione del gioco, attraverso determinati meccanismi, nonché l'individuazione del giocatore, permettono di andare avanti sulla strada a fenomeni di riciclaggio. Quindi stiamo soltanto aspettando che queste regole tornino per l'adeguamento dei sistemi di gioco che presiedono al gioco attraverso le videorotex. Ci sono poi molte altre cose dentro queste nuove regole tecniche. Credo, spero di essere stato da questo punto di vista abbastanza chiaro. Quello che voglio dire è questo: quando prima dicevo evitiamo derive che fanno pensare che siamo di fronte a un problema epocale che distruggerà il paese, rappresentazione che è molto presente nella mitologia politica di questo periodo, nella mitologia dei media di questo periodo. Fatemi fare un pizzico di polemica di moderatore. Se una rissa viene davanti a una latteria, non finisce in prima pagina sui giornali. Se una rissa avviene davanti a un bar con due macchinette, il giorno dopo è sparata in prima pagina sui giornali. Allora, per i ragazzi soprattutto un po' di storia probabilmente l'ha fatta. Non parlo degli etruschi, non c'è all'epoca. Però dal 2001 ci vorrei partire un attimo. La gestione pubblica del gioco, un gioco esterno, è riservato allo Stato del 1900. Alla gestione pubblica da parte dello Stato, con la individuazione dell'allora amministrazione dei monopoli, oggi l'agenzia dei monopoli, come ente di governo e autority, è qualcosa che nasce nel 2003,
perché ricordiamoci che noi siamo in un convegno che si chiama In nome della legalità. Nel 2001 in un'audizione presso la commissione parlamentare delle tante che sono state fatte, l'allora comandante generale della Guardia di Finanza rappresentò una situazione, i numeri saranno anche sopravvalutati, però teneteli un attimo presente, rappresentò una situazione per cui sul territorio nazionale erano all'epoca presenti 700.000 videopoker. Poi quando anche la stampa la farà finita di chiamare videopoker qualsiasi cosa, noi non avremo, perché i videopoker sono una cosa, le slot ne sono un'altra. Cosa erano i videopoker? Erano macchinette assolutamente prive di regole, i giocavi a poker e perdevi nell'80% dei casi, perché non vi era alcuna regola. I videopoker erano la lunga mano della criminalità organizzata, perché è ovvio che, come già è stato detto, il gioco, come il fumo, come l'alcol, sono storicamente, tradizionalmente molto contigui alla criminalità organizzata, diciamola così. Questa era la situazione del 2001, una situazione assolutamente piena di controllo, con un numero esorbitante di apparecchi che non avevano alcuna regola né di produzione, poi ripeto, la spiego un attimo meglio questa cosa, né di collocazione, e che proponevano il poker, che pochi lo sanno, ma nelle slot è vietato attualmente. Allora, questi erano i videopoker. Quella commissione parlamentare produsse un invito pressante al Parlamento di intervenire sulla materia, perché la materia era scottante. I disagi sociali che oggi vengono dichiarati allora erano doppi. Prima diceva il professore Matteo Iori, prima diceva Matteo Iori che, dando un dato peraltro già ormai eccessivo rispetto alla realtà attuale, che al 31 dicembre 2015 le slot erano 418.000, oggi sono 378.000, quindi già siamo in fase discendente, all'epoca ne venivano dichiarate 700.000 da chi svolgeva di indagini sul territorio, cioè dalla Guardia di Finanza. Quale fu la scelta che fece lo Stato per riportare la legalità? Scusate che sono noioso, ricordo che noi stiamo qui per parlare in nome della legalità, perché la legalità ha varie sfaccettature, e anche il discorso del GAP, che dopo affronto, è un pezzetto di queste sfaccettature, ma non è tutto. Allora, lo Stato scelse la strada di un authority, cioè di un ente di governo, e fu a questo ruolo assegnato all'amministrazione dei monopoli di Stato, di un modello di gestione, che era il modello concessorio autorizzatorio, e di una come dire, architettura tecnica specifica, che era il collegamento in rete. Queste sono le tre grandi novità che nel 2003 furono. Tralascio l'autority perché sarei di parte, però secondo me abbiamo lavorato bene. Entro negli altri due aspetti. Che cosa significa modello concessorio autorizzatorio? Significa che lo Stato, che ha la riserva nel gioco, governa e gestisce attraverso qualcuno. Qualcuno che sceglie, attraverso procedure selettive particolarmente rigide, soprattutto sugli aspetti di, fatemi richiamare, onorabilità. E questo qualcuno che così è stato selezionato con una gara pubblica, non a caso sono emersi 10 soggetti all'epoca che sono soggetti multinazionali, internazionali, e questa cosa conta, perché non erano gli ultimi arrivati, ed erano soggetti che avevano molto da perdere, una situazione di gestione sul territorio nazionale che fosse particolarmente, come dire, lontana dalle regole che venivano date. Ma comunque questi soggetti, tra virgolette, concessionari, sono soggetti a loro volta ad una regolamentazione, ad una disciplina concessoria che è strettissima, stringente. I poteri autoritativi pubblici nei loro confronti significa: io ti dico devi fare questo e questo devi fare, se non lo paghi. Questo significa poteri autoritativi, sono stringenti e fortissimi. Quindi abbiamo detto autorità, sistema accessorio, non a caso ho detto anche autorizzatorio, perché chi distribuisce gioco
la stessa stregua per fare un esempio di colui che vende armi, e noi non siamo l'America, la distribuzione delle armi in Abandono non è libera. Noi trattiamo coloro che offrono il gioco alla stessa stregua di chi offre, vende armi, cioè ha bisogno di un'autorizzazione di polizia. Quindi, autonomi, modello autorizzatorio concessorio, terza cosa, best practice mondiale, perché non ce l'ha mai avuta nessuno e ci stanno copiando da tutte le parti, collegamento in rete degli apparecchi. Che cosa significa collegamento in rete degli apparecchi? Che esiste una rete telematica di proprietà dello Stato, gestita per pezzi dai concessionari di cui parlavo sopra, a cui ogni macchinetta risponde, in soldoni, in parole povere. Ognuna delle slot che voi vedete sul territorio regolari, cioè quelle che fanno parte del perimetro del gioco pubblico e che hanno targhetta, nulla osta, sono riconoscibilissime da questo punto di vista, ognuna di quelle slot vede registrata la sua attività e trasmette flussi di informazione presso questa rete che arrivano ad un sistema centrale di controllo che è pubblico, che è gestito da noi attraverso. Quindi ognuna delle slot è controllata. Il corollario è quello delle regole tecniche di produzione di cui parlavo prima. Che vuol dire regole tecniche di produzione? Lo faccio banalissimo esempio. Quando prima Matteo Iori diceva tanto restituisce il PC del settore delle VLT, tanto restituisce il PC del settore delle APP, è perché esiste un parametro di legge specifico che stabilisce sul ciclo di partite quanto debba essere destinato a vincere, cioè su 28.000 partite, che è la media attuale degli apparecchi in circolazione, il attualmente 70% deve essere restituito sotto forma di vincita. Sono dati che controlliamo attraverso la rete telematica e che definiscono la regolarità dell'apparecchio. Voi vi rendete conto di che cosa significa questo rispetto a quello che era prima e rispetto al ritorno all'illegalità? Che chiunque vada a giocare al di fuori di queste regole di tecniche di produzione su un apparecchio, cioè che non fa parte del perimetro del gioco legale, non ha alcuna tutela. I videopoker, dicevo in partenza, davano l'80% delle perdite e il 20% delle vincite, e la malavita ci curava in una maniera impressionante. Oggi questo, nell'area del perimetro del gioco legale, non è più possibile. Ma ci sono due considerazioni più che voglio fare. Nel venire avanti con gli anni, a fianco a questi strumenti sono stati utilizzati due strumenti importanti e fondamentali, perché è evidente che, cioè, noi giochiamo a guardie e ladri. Giocare a guardie e ladri significa che tu insegui sempre qualcuno che cerca di trovare delle scappatoie per fregarti. Per cui è evidente che la guardia non va mai abbassata, che l'attenzione deve essere sempre al massimo livello. Allora, a fianco al sistema che ho descritto, si sono aggiunti due elementi importanti negli anni. Uno, la tecnologia sempre più sofisticata. Noi siamo, con gli apparecchi di cui parlava Matteo Iori prima, alla terza generazione di slot. Nel 2009 è partita la seconda generazione di slot, che prevede all'interno degli apparecchi un meccanismo di controllo, una smart card dell'agenzia, con la quale l'agenzia svolge attività di controllo sull'apparecchio anche in tempo reale, qualora l'apparecchio, comunque un determinato soggetto che gestisce un certo numero di apparecchi, perché la strategia di controllo è una strategia indirizzata ai soggetti, risulti essere un apparecchio da monitorare con maggiore attenzione. Alcune delle forme antiche di taroccamento, cioè di alterazione di questi apparecchi, con la seconda generazione è già stata superata. La terza generazione, quella di cui stava parlando prima Matteo Iori e su cui magari un attimo se ci riesco torno, presenta alcuni elementi di ulteriore sicurezza da questo punto di vista. Il secondo aspetto, ma l'aspetto dei controlli va visto all'interno dell'avvio di una sinergia fortissima con tutti i pezzi dello Stato che esercitano attività di controllo sul territorio. Sinergia con le forze di polizia, quindi ogni ordine e grado,
che con alcuni soggetti ulteriori, per esempio SIAE, che ha anche una competenza per gli interventi su questo, di controllo su questo settore, sinergia che per esempio trova uno dei momenti di massima espressione nella creazione di un alto comitato per la prevenzione dell'attività illegale nel mondo del gioco, in cui sono presenti tutte le forze dell'ordine insieme all'Agenzia Dogane e Monopoli, e che organizza mediamente ogni anno un paio di interventi, di campagne di controllo che riguardano sempre mediamente dai 15 ai 16 mila punti vendita. Aggiungo un'ultima cosa, perché poi voglio dire, non è che va tutto bene naturalmente, però non è neanche vero che siamo alla deriva, come dicevo prima, in balia del male assoluto. Cioè lo Stato è molto presente, questo è un settore tra i più presidiati in assoluto. Voi provate ad immaginare un altro settore nel quale ogni anno la metà contante degli operatori viene sottoposta a un controllo. E quando parlo sia di controllo da remoto che di controllo fisico. Cioè noi andiamo materialmente a visitare, a verificare, noi e le forze dell'ordine naturalmente, la metà degli esercizi che offrono gioco. Trovate un altro settore che ha un livello di copertura nei controlli di questo tipo. Non esiste in Italia. E io sento ancora dire che i controlli vanno intensificati. Allora, e forse il professor Azzante da questo punto di vista sarà d'accordo con me, penso, cioè forse dovremmo capire che la stagione dei controlli a tappeto massivi dovrebbe finire, perché chi continua a dire che dobbiamo aumentare il numero dei controlli quando già se ne fanno 50.000 su 100.000 soggetti si riempie la bocca di un'affermazione demagogica e populistica. Il problema è che c'è una seconda stagione di controllo che è fatta di qualità di controllo. Cioè noi dobbiamo potenziare gli strumenti di analisi per far sì che si capisca dove dobbiamo andare a minare l'attività di controllo, e dobbiamo dimezzare i controlli, perché soltanto l'analisi ci permette di andare a colpo sicuro a vedere, o se non a colpo sicuro, con un'alta percentuale di riuscita, a vedere dov'è che, c'è, che sta il marcio, perché il marcio c'è e lo sappiamo. Ma l'analisi è necessaria, perché come siamo andati avanti noi con la tecnologia, va avanti anche la malavita con la tecnologia, e quindi i meccanismi di alterazione sono molto più sofisticati di quelli di 10 anni fa, e non li trovi andando nell'esercizio, li trovi facendo un'adeguata operazione di analisi tecnologica sulle architetture che presiedono a questo tipo di attività. Guardate, il problema rispetto al GAP non è tanto lontano, perché l'alterazione significa assenza di regole, significa io ti creo perdente, e se ti creo perdente io ti faccio ammalare, se ti faccio ammalare ti metto nelle mani dell'usura, tanto per dirla molto banalmente, ma il circolo si chiude. Detto questo, e sgombrato il campo da una serie di sciocchezze che si sentono e si leggono, fatemi aprire un attimo una parentesi. Una delle sciocchezze più grosse che ho riscontrato purtroppo anche nella legge regionale dell'Emilia Romagna è quella relativa all'onere fiscale a carico dei concessionari del gioco, in particolare del gioco delle slot e delle macchinette. È una cosa che viene ripetuta spesso sulla stampa, ed è una cosa che per esempio è il contenuto di una serie di emendamenti alla legge di stabilità che stanno adesso discutendo. Cioè si dice il settore è un settore poco tassato perché si prendono in considerazione le aliquote note, il 17% per le AVP e il 5,5% per le voliti. Allora bisogna alzare, perché rispetto a tutto il mondo che paga le tasse, questi vanno poco. Allora, basterebbe un minimo di approfondimento e di comprensione della materia per rendersi conto che questa è una sciocchezza macroscopica. A differenza di tutti gli altri settori del gioco e a differenza di quasi tutti gli altri paesi europei, in Italia la tassazione su questo settore, quello degli apparecchi da divertimento, è sulla raccolta, non è sul ricavo lordo. Lo sapete quanto?
quanto corrisponde veramente quel 17% sulle AVP, se raccordato al ricavo lordo di coloro che operano in questo settore, corrisponde al 54,8%, cioè i soggetti in questione pagano 54,8% di tasse. Nel caso delle ULD, quel 5,5% corrisponde al 46%. La differenza è dovuta agli investimenti tecnologici diversi, perché uno ha un sistema di gioco e l'altro una macchinetta, però su questo non c'entro perché diventa troppo complicato. Allora, torniamo al campo da sciocchezze che vengono dette ripetutamente inserite anche purtroppo in testi istituzionali. Cioè è un sistema fortemente presidiato e fortemente tassato. Partiamo da questo punto di vista. Detto questo, ripeto, noi giochiamo a guardie e ladri, per cui i meccanismi di controllo, soprattutto quelli tecnologici, non possono che essere studiati e andare avanti continuamente. Questo noi facciamo nel nostro piccolo e con le nostre maggiori o minori capacità. E ci occupiamo e ci interessiamo anche, ovviamente, anche dell'aspetto riguardante le ricadute sociali sulle categorie deboli del gioco, permettetemi di non chiamarlo un gioco d'azzardo, del gioco legale e responsabile. È arrivato il momento di fare un passo indietro? Probabilmente sì, ma da che punto di vista? Probabilmente dal punto di vista di una riduzione dell'offerta, che ve lo ricordo, oggi è grosso modo la metà di quella che al di fuori di ogni regolamentazione e disciplina nel 2001 veniva dichiarata dal comandante generale della Guardia di Finanza, 370 contro 700.000. Però probabilmente si è andati oltre, probabilmente si è andati oltre in una logica di allargamento del perimetro legale per evitare lo sforamento verso l'illegale. Ma la grande sfida di questi giorni è proprio questa, cioè riuscire a trovare un punto di equilibrio tra due problematiche che sono altrettanto importanti, cioè quella di evitare, cioè di mantenere il perimetro legale e di evitare sempre di più che ci sia un ritorno all'illegalità, quella di salvaguardare e tutelare il più possibile le categorie deboli e soprattutto i minori rispetto al gioco. Trovare un punto di equilibrio è una faccenda delicata ed è un discorso difficile. Non passa però, questo punto di equilibrio non può passare attraverso meccanismi proibizionisti o esclusivi. E ve lo dico con un esempio banalissimo: non è possibile immaginare che la scelta proibizionista o esclusiva sia la scelta vincente, o semi-proibizionista o mascherata come proibizionista. Il regolamento di Roma è una cosa allucinante, regalerà la malavita nuovamente l'attività di gioco di cui stiamo parlando. Immaginate solo una cosa: le banche. Quando parlo di tecnologia parlo anche di realizzazione di banche dati. Le banche dati sono informazioni, l'informazione è la base del monitoraggio e del controllo. Le banche dati sono piene di informazioni, ma questo è per definizione ciò che si ottiene dalla regolamentazione e creazione di un perimetro di gioco legale, perché il gioco illegale per definizione non sai neanche dove sta, e quindi l'analisi, l'elaborazione di modalità di intervento, il censimento, quei dati che consentono a molti oggi di parlare anche di GAP, cioè di gioco compulsivo, noi non avremmo neanche idea di dove andarli a cercare. Non buttiamo a mare un patrimonio di conoscenza che è figlio dell'organizzazione del sistema che è stato creato.